faccio blues e tutte i giorni già cantan, perché sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi viene complesso e non ne va. A me mi piace lo zucchero che scende in tuo caffè, e con una presa rando se maghi è meglio me. Tenga cazzi me faccio tutto quello che mi va, perché so blues e non voglio... E i gialli, i bianchi sono il Toro del Greco. E i gialli sono una delle due squadre del rugby a Fragola. Il rugby a Fragola si è presentato con due squadre. I gialli sono una delle due squadre di Afragola. In modo particolare questi ragazzini sono ragazzini della scuola media Europa Unita, scuola elementare, la gran parte sono ragazzi ancora di scuola elementare, perché sono del 2001-2002. Il 90% sta ancora nella scuola elementare, quinta. Alcuni già sono in prima elementare, tutti ragazzi dell'Europa Unita, quindi del quartiere delle Salicelle. Mentre l'altra squadra di Afragola, che abbiamo denominato i rossi perché hanno la maglia rossa, sono i ragazzi che vengono dalla scuola Marconi. Anche questi, il 90% sono ragazzi di quinta elementare, il resto sono ragazzi di prima media, alcuni stanno alla Rocco, altri stanno alla Settembrini. Sono due anni che noi stiamo facendo un'attività nelle scuole, in queste scuole elementari e medie di Afragola, e la cosa bella è che intorno a questa attività di rugby ormai nelle scuole di Afragola sono centinaia di ragazzi che praticano questo sport. Con noi ovviamente il professore Vittorio Mazzone, la storia del rugby afragolese, possiamo definirti così, professore? E modestamente sono stato un giocatore di rugby che ad un certo momento non ce l'ha fatta stare senza il rugby e ha creato la squadra da Afragola. Una squadra ha dato anche grosse soddisfazioni, no, al territorio afragolese. Ma io dico grandi soddisfazioni soprattutto perché noi col nostro lavoro togliamo i ragazzi dalla strada. Ci sono centinaia e centinaia di ragazzi che hanno fatto l'esperienza del rugby ad Afragola e che da condizioni in realtà difficili sono cresciuti, sono maturati, sono diventati uomini, hanno studiato, hanno creato occasioni di lavoro, hanno creato il proprio futuro. Noi vediamo questa nostra esperienza come una grande esperienza formativa per i nostri ragazzi. Tenete conto che tutto avviene nel volontarismo più assoluto, nessuno ci aiuta, non abbiamo niente alle spalle. Il comune di Afragola, l'unica cosa che dovrebbe darci, perlomeno il campo sportivo, sono 4 anni che ci ha chiuso il campo e quindi ci impedisce di giocare sul campo di Afragola. Perché diciamo, qui siamo a Frattamaggiore, oggi è la festa del rugby organizzato proprio dalla Afragola Rugby, con il patrocinio del comune di Frattamaggiore. Siamo allo stadio Iannello, perché a Afragola non ce ne sono. Io voglio ringraziare il comune di Frattamaggiore, il sindaco, l'assessore Bencivenga per averci dato l'ospitalità. Noi siamo contenti di essere venuti qui a Frattamaggiore portando il rugby per la prima volta, però devo anche dire che purtroppo siamo venuti qui a Frattamaggiore perché non abbiamo potuto utilizzare il campo ad Afragola, che da 4 anni il sindaco Nespoli testardamente si ostina a tenere chiuso, perché si è messo in testa che l'unico campo sportivo della città di Afragola deve essere dato ai privati. Sta di fatto che sono 4 anni che lo stadio è chiuso. Le società sportive, non solo quelle di calcio ma anche quelle di rugby e
quant'altro sono costrette ad andare in giro per la provincia per chiedere ospitalità, ma la cosa più grave è che i ragazzi di Afragola, i giovani di Afragola, i cittadini di Afragola si vedono negare il proprio diritto all'attività sportiva, che significa diritto al gioco, diritto al tempo libero, diritto a una crescita sana, diritto alla salute. Questo nostro modo di lavorare vuole essere un contributo che noi diamo alla società e alla città di Afragola per una crescita positiva, e il comune che ci chiude le porte in faccia. Noi non abbiamo mai chiesto soldi, non abbiamo mai chiesto soldi, chiediamo soltanto che le strutture sportive, che pure esistono ad Afragola, siano aperte alla città e siano date ai cittadini, ai giovani e a noi società sportiva, perché se questo accade, evidentemente tanti ragazzi, tanti giovani, tanti cittadini saranno disponibili e interessati a fare attività sportiva, e lo sport è salute. Torniamo a parlare invece di questa giornata di oggi, no? Una festa dello sport, una festa del rugby organizzata insieme all'assessore Rosa Bencivenca al comune di Frattamaggiore. Sì, abbiamo organizzato questo. Allora, abbiamo questo torneo con 5 squadre, il Benevento, il quarto circolo didattico sempre di Benevento. E vediamo giocare qui sul campo. Sì, che stanno in questo giocando momento. Adesso. Un mini torneo. Sì, un torneo a 5 squadre, il Torre del Greco e 2 squadre da Fragola. Una squadra di ragazzini che viene soprattutto dalla scuola elementare Marconi, ed un'altra squadra che viene in modo particolare dall'Europa Unita. Sono 5 squadre che si stanno confrontando per un torneo Under 12 che noi abbiamo voluto dedicare con 2 coppe speciali a 2 cari nostri amici. Noi consegneremo alla fine del torneo alle squadre che si classificheranno al primo e al secondo posto la Coppa Enzo Fiume e la Coppa Gioacchino Ricciardi, che sono 2 ex giocatori di rugby, 2 cari nostri amici che purtroppo, sfortunatamente, non ci sono più, e noi abbiamo voluto fare questo torneo anche per ricordare questi nostri amici che ci hanno lasciato. Grazie, aspettiamo l'assessore Rosa Bencivenca che sarà qui tra qualche minuto e raccoglieremo una battuta anche con chi ha permesso che questa festa si realizzasse. Grazie. Grazie. Ecco, è arrivato l'assessore Rosa Bencivenca, tra l'altro munita di stampella, no? Per un piccolo incidente proprio durante il lavoro, no? in comune. Allora, assessore, sta andando bene questo incontro? Avete ospitato, insomma, il rugby a Fragola in questa festa del rugby qui a Frattamaggiore, allo stadio Iannello. Cosa ci racconta su questo episodio? Beh, quando Vittorio è venuto a chiedere di essere ospitato da noi, io sono stata molto onorata, orgogliosa di poter ospitare questi ragazzi. Lo sport, sapete che è un elemento importante nella vita dell'uomo, e specialmente dei bambini, quindi ben vengano queste attività e ben venga il volontariato, perché Vittorio fa volontariato da tantissimi anni e la maggior parte delle persone che sono impegnate in questo campo lo fanno in modo volontaristico, quindi dobbiamo sempre ringraziare e gli facciamo sempre tanti auguri. Allora, assessore, ci sarà ancora un'altra occasione? Questa è stata la prima festa dello sport, no? Il rugby è uno sport diverso, questa è la città del calcio, quella di Frattamaggiore, tra l'altro con la partenza adesso dalla promozione con una nuova squadra frattese, ma questo gemellaggio con la città di Afragola e con lo sport, con il rugby portato qui in città da professor Mazzone, ci saranno altre esperienze? Beh, sicuramente sì, io ho invitato un po' di amici, poi ne abbiamo parlato in giunta anche con il segretario generale nostro, che ha avuto il marito che ha giocato rugby amatoriale, e mi hanno chiesto se era possibile attivare un corso qui su Frattamaggiore. Bene, io da Vittoria adesso ufficialmente, se riusciamo, diciamo, ad attivare un corso, possiamo sicuramente accettare questa proposta. Anzi, mi fa molto piacere che l'assessore Bencivenca, a conclusione di questa giornata, ci dà questa opportunità.
di andare oltre. E quindi noi come rugby a Fragola, ma come federazione rugby in senso più generale, siamo pronti a intervenire sia presso le scuole e sia in ambito più generale insieme al comune di Frattamaggiore, perché anche a Frattamaggiore il rugby possa avere un modo di svilupparsi e di estendersi tra i ragazzi e tra i giovani. Quindi certamente la prossima occasione sarà una festa del rugby a Frattamaggiore con squadre di Frattamaggiore. Questo è l'augurio che io faccio. Grazie, vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e boxnews.it con i video di Nano TV. Grazie. Voglio fare una cosa, ricordi la cosa. Gli altri sport non devono chiedere permesso. Ce l'abbiamo ampia possibilità di muoverci. Le forze dell'ordine, cioè veramente completamente differente. Ma capite, allora nel campo forse, quindi, essendo uno sport di contatto, è quello che potrebbe portare a qualche cazzotta, a qualche cosa, però alla fine tutto finisce, terzo tempo, tutti stanno a mangiare. Chi vince, chi perde e gli arbitri. Cioè se lei vede una partita di rugby, la squadra che vince non esce dal campo se non applaude quelle che hanno perso, perché se non ci fosse stato quello loro non avrebbero giocato. Dopo di questo poi si va tutti quanti al terzo tempo e tutto finisce sul campo. Da noi un giocatore che viene espulso non si permette minimamente di protestare. Se lei vede, quindi giganti da 2 metri e qualcosa, espulsi da arbitri piccoli, quello si inchina, chiede scusa e esce fuori. Vedi un po' che succede nel calcio. Assolutamente. Cioè, queste sono cose che vanno valorizzate e vanno portate avanti. Non possiamo. Quindi, poi io ho 61 anni di rugby nelle spalle, lui adesso c'ha qualcosa in me. Questo è questa festa. Sopportare la gente che cammina mi esalta.